Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Ormai la next gen è dietro l'angolo e dopo l'apertura dei preordini di Xbox Series X, andata sold out anche lei in pochissimo tempo, siamo pronti ad accogliere i nuovi hardware che arriveranno nei negozi fra meno di due mesi. Nonostante i numerosi scivoloni comunicativi, sia da parte di Sony che di Microsoft, che hanno generato una grande confusione intorno a questa next gen e alle sue feature, l'entusiasmo per PlayStation 5 e Series X non sembra scemare e oggi vorrei parlare con voi di uno degli aspetti più di rottura verso il passato di questo salto generazionale, il passaggio all digital. L'abbandono del supporto fisico è uno degli obiettivi principali delle due compagnie, tanto che hanno deciso di introdurre al pubblico delle versioni economiche delle console, per preparare da subito il terreno a questa importante rivoluzione. Per me però ci sono molte insidie dietro a un passaggio del genere. Lati negativi ben più impattanti del semplice risparmio iniziale, ma prima di vedere insieme quali sono, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche, per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! Premessa doverosa quanto necessaria. Sì, sono un po' boomer e anche collezionista e per me il supporto fisico vincerà sempre a mani basse sulla versione digitale dei software, però oggi cercherò di analizzare la questione razionalmente, passando in rassegna pregi e difetti dell'all digital da un punto di vista più ampio possibile. Anzi, vi dirò che con Nintendo Switch ho iniziato anche io ad acquistare sull'eShop e la possibilità di avere tantissimi titoli comodamente a portata di mano senza dover cambiare cartuccia è un vantaggio che spesso mi fa preferire gli acquisti virtuali in ambito indie. Inoltre sono fermamente convinto che un'offerta come quella del Game Pass sia estremamente conveniente per chi dà priorità assoluta al giocare piuttosto che collezionare e rappresenta un risparmio non da poco rispetto all'acquisto dei giochi singoli. Tra l'abbonamento mensile al servizio e il continuo stress del dover comprare per rivendere, stando sempre sull'attenti per sfruttare offerte e promozioni o semplicemente mettendo annunci sui mercatini, beh, la prima opzione è infinitamente più allettante. Per questo credo che l'accoppiata Series S più Game Pass sia forse l'offerta più sensata se si vuole tentare un approccio soft alla next gen, soprattutto se non si è infastiditi da compromessi grafici riguardanti risoluzione e framerate. I 200 euro in più di Series X per molti potrebbero essere un fattore determinante. I circa 10 euro mensili del Game Pass significherebbero poi ammortizzare e di tanto le spese per l'acquisto dei giochi, il cui prezzo base ha subito tra l'altro un rincaro sostanzioso. Series S però è anche l'unico dei 4 hardware next gen a non essere andato sold out, quindi è chiaro che quella che per me è un'accoppiata vincente non è ancora percepita come tale dal grande pubblico, o magari, molto più semplicemente, non è stata comunicata con efficacia. Cerchiamo quindi di analizzare l'all digital in sé, anche dalla prospettiva di PS5, e vediamo quali sono i pregi e i difetti comportati dall'abbandono del supporto fisico. C'è il risparmio iniziale, e questo è evidente. 200 euro per Microsoft, la metà su piattaforme Sony. Una convenienza che può spingere tanti utenti a preferire questa opzione digitale, superando il grande ostacolo del prezzo di partenza necessario per abbracciare per primi una nuova generazione di hardware. Con i soldi risparmiati si può tranquillamente pensare di prendere un secondo pad o un altro gioco, prospettiva sicuramente allettante per iniziare al meglio ed evitare l'effetto «ok, mi sono comprato una Ferrari, ma ora non ho i soldi per fare il pieno». Poi c'è anche la praticità di cui parlavo prima, l'immagazzinare tutto su hard disk senza dover stare appresso al supporto fisico per tantissimi è un pro fondamentale. Si risparmia spazio dentro casa e si ha accesso immediato alla propria libreria software comodamente installata su SSD. Questi, a mio avviso, sono due vantaggi immediati che però nel medio o lungo termine vanno a scomparire. Innanzitutto i possessori di hardware only digital dovranno fare i conti con lo spazio di archiviazione. Gli SSD di nuova generazione sono sicuramente ultra veloci e permettono di annullare i tempi di caricamento, ma il loro spazio non è di certo illimitato, anzi, si parla di soli 512 GB per la serie S, mentre di 825 per la PS5. In entrambi i casi presto gli utenti dovranno fare i conti con l'ipotesi di aumentare la memoria interna, e qui c'è la prima complicazione. Per l'ecosistema Microsoft saranno disponibili delle espansioni proprietarie, delle memory card fatte in collaborazione con Seagate, di cui ancora non si conosce il prezzo ma si presume sia piuttosto alto secondo alcuni rumor. Per PlayStation 5 invece ci sarà la doppia possibilità, o di comprare SSD fatti su misura da Sony, o altrimenti espansioni NVMe certificate per l'ottimizzazione dalla stessa azienda giapponese, ma anche qui i costi saranno tutt'altro che irrisori.
Per farla breve, occupando presto tutto lo spazio disponibile ed essendo costretti ad acquistare memorie esterne, si andrebbero ad annullare immediatamente entrambi i vantaggi dettati dalla scelta della console only digital, senza contare poi che l'assenza del supporto fisico uccide qualsiasi tipo di mercato della compravendita e dello scambio di giochi. Non c'è un reale incentivo monetario a preferire le versioni digitali dei software e spesso i prezzi degli store e delle console sono in linea con quelli dei negozi fisici. È incredibile pensare come in un solo passaggio generazionale si sia completamente ribaltata la situazione. Se appena 7 anni fa uno dei punti vincenti di PS4, su cui Sony basò parte della sua strategia comunicativa volta a ridicolizzare Microsoft, era la facilità con cui si poteva scambiare giochi tra utenti, oggi l'importanza del possedere fisicamente un gioco sembra non avere più alcun valore. Situazione paradossale, considerato anche il netto rincaro che subiranno i giochi per sostenere ormai gli elevati costi di sviluppo. È inaccettabile, a mio avviso, che non si venga incontro al consumatore incentivandolo ad acquistare in digitale. In fondo, potrei capire il prezzo maggiorato dei giochi sul supporto fisico, dettato dai costi di produzione e distribuzione, spese che però si annullano se si prende in considerazione la semplicità di uno store digitale. Certo, ci saranno da prendere in considerazione altri fattori, come tassazioni per l'inclusione all'interno dei cataloghi e magari una percentuale che i proprietari delle piattaforme si prendono su ogni acquisto, ma non credo proprio siano elementi che arrivino a pareggiare le spese del supporto fisico. Inoltre, con Serie S e PS5 Digital Edition si va a perdere uno dei pilastri su cui è stato fondato questo passaggio generazionale, la retrocompatibilità. È chiaro che questa next gen punta molto a porsi agli occhi degli utenti in continuità con l'attuale, e tra titoli cross generazionali, smart delivery e update più o meno gratuiti pensati per garantire un singolo acquisto valido su più generazioni, è un po' un controsenso dotarsi di una macchina blindata che non è in grado di leggere i software datati. Se quindi la Serie X è il culmine della linea evolutiva di Xbox, Serie S è più uno smart device in grado di interfacciarsi col Game Pass. Discorso simile per Sony: retrocompatibilità garantita per PS4 al 99%, ma totalmente inutile sull'hardware meno costoso. Anche qui poi, se ci fosse stata maggiore chiarezza comunicativa, si sarebbe creato di sicuro un clima meno confusionario, rendendo la scelta più immediata e semplice. Cosa accadrà, ad esempio, ai software PS4 appartenenti alla nostra libreria digitale? A quanto pare, gli account PS4 saranno in grado di migrare i propri acquisti sulla nuova console, ma siamo sicuri che tutti rientrino nella retrocompatibilità garantita da Sony? C'è insomma parecchia confusione e molti di questi dubbi fondamentali non sono stati risolti con chiarezza durante gli eventi ufficiali, ma bisogna informarsi attivamente su blog e siti di notizie nella speranza di avere un quadro complessivo quanto più corretto possibile, una situazione che a ridosso dell'uscita dei nuovi hardware è a dir poco disarmante. Insomma, se da una parte capisco che il futuro del mercato punti in quella direzione, ma allo stesso tempo credo che, un po' come per il mercato musicale, il supporto fisico non morirà mai, a mio avviso siamo ancora in una fase acerba della transizione verso il digitale, un passaggio lontano dal risultare realmente conveniente per noi consumatori finali. E voi poracci cosa ne pensate? Ci sono aspetti che non ho preso in considerazione? Siete per il supporto fisico oppure il passaggio all'all digital non vi spaventa? Come al solito vi aspetto nei commenti. Prima di salutarci vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, digitalizzato, ciao!